Live Social. Un saluto e bentornati a tutti gli amici di Live Social e di Radio Roma Capitale. Bentornati sulle nostre frequenze, quelle, sempre quelle, che vi raccontano ogni giorno una storia diversa. Quindi mi raccomando di rimanere sempre connessi e collegati con noi proprio per ascoltare i tutti i consigli che ci vengono a dare i nostri ospiti, che vengono qui in qualche modo a mettersi in gioco e a darci tante proposte interessanti, quindi anche per qualche weekend. Quindi restate con noi perché vi ho messo un po' la pulce nell'orecchio. Allora, questi sono i nostri contatti Live Social, la nostra pagina Facebook dove mettere il vostro bel mi piace. Allora, a questo punto io voglio presentare i miei ospiti di oggi, che sono Vittorio Alfieri e Elisabetta Traldi, appunto Traldi Result Agri Wellness, e benvenuti a voi soprattutto. Grazie. Ciao, grazie. Come state? Grazie, buonasera. Grazie soprattutto a voi di essere qui e di aver accettato il nostro invito, signori. Certo, Vittorio, grazie. È importante, no? Perché tu invece curi tutto l'aspetto, diciamo, se c'è un wellness di base che è quello fisico, e ovviamente parte anche dall'interno, e quindi tutti i prodotti che producete, come vediamo che ci avete portato, esatto, qui degli esempi di vostro olio 100% italiano, giusto? Assolutamente, Vittorio? Sì, perché tutta l'azienda è stesa 150 ettari, di cui 40 ettari sono di uliveto, e abbiamo circa 10.000 alberi di ulivo, che principalmente della cultivar caninese, che è tipica di quella zona lì della Tuscia, e poi altre cultivar molto importanti come ad esempio frantoio, moraiolo e anche leccino e pendolino. Beh, quando arrivano i nostri ospiti ci piace coccolarli anche dal punto di vista gastronomico, offrendogli delle degustazioni di olio, anche perché l'emozione poi porta fame. Passato il primo impatto in cui rimani a bocca aperta, poi questa bocca la devi riempire con qualcosa di buono, che assolutamente per corollare, diciamo, il momento, ecco. E noi abbiamo 4 ottimi oli, non lo dico io che sarei di parte, ma lo dicono le principali guide del settore, che ci hanno menzionato e premiato i più importanti concorsi internazionali, che vi dirò poi nello specifico olio per olio, perché noi produciamo 4 differenti oli. Uno si chiama Classic ed è quello base che è indicato per la preparazione dei cibi in cucina, e anche gli altri 3 sono indicati per la preparazione dei cibi in cucina, ma anche e soprattutto per condire, per guarnire a crudo, quindi sentire, diciamo, un sapore differente magari. Assolutamente, appunto, sì, sono tutti oli extravergine di oliva, fatti con tutte le accortezze del caso. Prima tu stessa hai detto che c'è la cura ossessiva, oserei dire, in senso buono, dei dettagli. Certo. Anche prima di arrivare in bottiglia, quest'olio ha tutti i migliori trattamenti del caso. Noi diciamo tra di noi scherzosamente che agli alberi di ulivo manca solo l'ovetto sbattuto alla mattina, poi per il resto sono trattati in maniera proprio eccezionale. E poi è quello che si sente al palato quando vai ad assaggiare gli oli. Gli altri 3 oli, che tra l'altro hanno dei nomi non casuali, non banali, ma anche lì c'è un omaggio, un tributo alla territorialità, dagli Etruschi, che era il popolo di casa, ai Romani, che poi hanno colonizzato ogni angolo di terra, tra cui anche la Tuscia Viterbese, e anche i Greci. Non dimentichiamo che via mare arrivarono anche i Greci. Quindi i nostri oli hanno 3 nomi importanti e appartengono a 3 categorie differenti: categoria leggero, categoria medio e categoria intenso. Electia, con il packaging col tappo bianco, e l'olio leggero è il nome di una donna aristocratica etrusca, perché il nostro olio è più delicato. Certo, più però raffinato. Come tutte le donne, anche l'olio Electia è delicato, ma si fa rispettare. Chiaro, quindi ovvio, è di carattere. È molto indicato su tutto ciò che è delicato, quindi sulle carni bianche, sul pesce, su tutto ciò che è leggero, e anche i dolci. Noi ci facciamo i dolci, anche il gelato, ad esempio, all'olio, che consiglio di provare. Si può provare, sì, da voi sempre, sì? Sì, ecco. Da noi si può provare di tutto e di più, tutto a base d'olio. Sì. E Electia è stato eletto recentemente, è stato, diciamo, nominato tra i 12 migliori oli d'Italia secondo la guida Slow Food, quindi grande olio. Passiamo al nostro medio, l'olio con il packaging e il tappo verde, si chiama Eximius, il nome di un gladiatore romano, quindi un omaggio alla romanità. Già
questo il fatto che fa sia capire, il nome, diciamo, che è un po' più battagliero. Infatti saliamo di livello. E la sua caratteristica, diciamo, è un sentore di erba tagliata fresca, per far capire agli ascoltatori ricorda un po' il vegetale della rucola, del cardo, il carciofo. Quindi tutte, diciamo, erbe fresche in qualche modo. Certo. Esatto, anche perché devo dire una cosa, che non tutti hanno, credo, assaggiato l'olio come va assaggiato, non sul pane o su altri cibi in primis, ma in bicchierino. Ah, in bicchierino, ecco. Si fa proprio un'analisi, ecco, che prima è olfattiva, quindi se non passa l'analisi, certo, diciamo, del naso, un olio. E questo, olio. Vittorio, che premio ha avuto? Eximius è stato... eletto da Gambero Rosso nel 2019 miglior olio del Lazio. Caspita. Tecnicamente si chiama miglior performance territoriale, però, ma insomma, tradotto in soldoni è miglior olio del Lazio. Questo, sì, è Eximius. Sì. Invece passiamo al terzo. Il terzo è il più intenso, è un blend di frantoio e moraiolo, mentre Eximius è un monocultivar caninese, è quello che identifica di più il territorio. Athos invece è il nome di una figura mitologica greca, un gigante che osò sfidare addirittura Poseidone, quindi ancora più battagliero, perché gli ultimi due oli sono forti, diciamo, per palati esigenti. Athos è un blend di frantoio e moraiolo, quindi ricorda gli oli corposi che solitamente si degustano in Umbria e in Toscana, ma non è detto che provengano da lì, perché la zona dell'Alto Lazio, della Tuscia, spesso e volentieri serve, certo, quella zona lì anche a livello di olive. E quindi anche questo ha avuto riconoscimenti? Assolutamente sì, nel 2018 campione mondiale a New York su oltre 2500 campioni pervenuti nella categoria blend, è stato eletto best in class, migliore della categoria. E nel 2019 la guida Flossolei, che viene redatta da Marco Reggia e Laura Marinelli, e che è la Bibbia per chi è nel settore dell'olio, che ogni anno assegna 20 the best, paragonandoli, chiaro, al cinema sarebbero gli Oscar, ecco, e premia varie categorie, miglior frantoiano, miglior azienda, miglior importatore e miglior olio. Nella categoria blend fruttato intenso il nostro Athos è stato definito the best, il migliore del mondo. Beh, guarda, c'è poco da aggiungere, c'è ma solo da assaggiare. Mi è venuto appunto un languorino, proprio interessata proprio a capire quali sono anche le diversità di tutti questi oli e di tutto quello che producete, perché ovviamente l'azienda agricola di Francesca Boni, ovviamente la figlia di Elisabetta, non produce soltanto olio. Questi sono ovviamente il vostro must e da provare assolutamente, certo, quando si va a resort, ovviamente, insomma, quindi tu tanto altro potete trovare, i nostri ascoltatori possono trovare veramente tanto, un'accoglienza straordinaria, ragazzi, perché mi avete fatto sentire come a casa vostra. È quello che vogliamo, che vogliamo noi, sì. È vero, Elisabetta? Speriamo, E quindi davvero in bocca al lupo per tutti i progetti futuri, immagino che siate impegnati su, sì, tanti molto, altri fronti, molto, no? Sì. Poi, sì, avendo tempo potremmo poi dilungarci e spiegare delle nuove tecnologie che stiamo usando anche per le raccolte, la raccolta delle olive, chiaro, per la produzione dell'olio, per tante altre cose. Quindi va bene, dobbiamo assolutamente rivederci in qualche modo. Sì. Quello che mi interessa soprattutto è dare qualche contatto per quanto riguarda proprio il resort, per provare anche questi buonissimi prodotti, appunto il Traldi Resort. Andate sul sito www.traldiresort.it oppure www.oliotraldi.com, in modo tale, sì, che veramente si può andare a cercare e anche ad acquistare sul, esatto, sito. Ah, sì, ecco, sì. Gli oli si possono acquistare sul sito. Perfetto. È meglio se vengono a degustarli al resort, però. Io verrei al resort, te, sì, lo dico, Vittorio, perché si fa un bel weekend, intanto veramente tra le piscine, insomma, tutti i servizi che avete. Ti aspettiamo, assolutamente, aspettiamo. Quindi, e poi si degusta anche un ottimo olio, veramente riconosciuto un po' da tutto il mondo, sì, che è un ottimo, sì, olio, sì. Quindi ragazzi, vi voglio dare anche il numero di telefono, il 347 38 16 574, ovviamente per quanto riguarda l'indirizzo è strada Poggio Montano 34, abbiamo detto Vetrà la Vite, giusto? Sì. Quindi signori, io non posso far altro che ringrazio Elisabetta Traldi davvero di essere stata con noi, un saluto a Francesca ovviamente che ci io sarà. Ringrazio voi e saluto anche da parte di mia figlia Francesca, grazie per essere stati con voi. Vittorio, ti ringrazio moltissimo, grazie, sei stato te, veramente molto preciso e complimenti per il vostro lavoro davvero. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, mi raccomando, restate con noi anche per la prossima storia.